questo punto invitare l'altra star della serata, Walter Quattrociocchi, che è professore alla Ca' Foscari di Venezia, che diciamo sulle fake news, visto che l'ha introdotto, diciamo sei un cultore del film, sì, in qualche modo. Quindi vorrei che voi un po' magari colloquiaste su questi dati che abbiamo raccolto, anche in prospettiva di quello che può essere il lavoro che adesso i ragazzi possono fare e come questi dati possono continuare a essere preziosi. Sì, io giusto volevo arrivare allora a questo punto alle ultime slide sui sviluppi possibili. Io tra tutti gli sviluppi possibili che in qualche maniera possono essere perseguiti, quello che assolutamente non trascurerei è un'analisi in cluster per avere, diciamo, per poter utilizzare appieno. Allora, un'analisi in cluster realizza sul database dei gruppi di rispondenti, unisce dei gruppi di rispondenti in gruppi appunto, che sono all'interno gruppi molto omogenei dal punto di vista delle risposte che hanno dato su tutte le domande del questionario, e massimamente massimizza quindi la differenza tra un gruppo e l'altro. Questo ci dà la possibilità quindi di creare dei gruppi che si comportano similmente e differenziarli bene da altri gruppi che pure abbiamo individuato perché all'interno si comportano similmente, di differenziarlo dagli altri gruppi per fare un'analisi, diciamo, su quelle che sono, sulla base di quelle che sono le caratteristiche, quindi le variabili che tengono insieme gli individui all'interno di ogni singolo gruppo. Questa analisi in particolare ci dà la possibilità di valorizzare tutto o quasi tutto il patrimonio informativo del vostro database, perché voi avete potuto vedere in questi primi dati che sono stati presentati, noi abbiamo analizzato semplicemente quasi prevalentemente delle frequenze, poco più che delle frequenze, sulle variabili oggetto di studio, quelle le abbiamo prese tutte, ma il database è ricco di informazioni di tipo strutturale che invece ci servono per andare meglio a qualificare che cosa succede effettivamente con riferimento a questo fenomeno. Ok? Commenta te. Commento? Si sente? Sì. Allora. Sono contento, insomma, che in qualche modo passa il fatto che l'informazione è un elemento importante, no? E fondamentalmente c'è il quadro che viene fuori da qui, pure da come è stato costruito il questionario, che avete costruito voi, in qualche modo è sintomatico del fatto che siamo di fronte a un sistema che è cambiato, no? Quindi in qualche modo il flusso dell'informazione è mediato da altri strumenti, c'è il social, c'è Twitter, c'è l'amico che ci passa l'informazione, e è bellissima questa idea che l'attendibilità delle fonti in questo contesto è ritenuta importante non dalla maggioranza ma dal 41% delle persone. E l'attendibilità della fonte, che secondo me è un problema adesso, cruciale pure per quanto riguarda l'ordine del giornalismo, la fonte è attendibile nel momento in cui riflette quello che io voglio sentirmi dire, che è un po' questo l'origine dietro il consumo di questo nuovo paradigma di informazione, perché siamo passati da un sistema in cui l'informazione ci veniva passata da esperti e giornalisti in un sistema dove la competizione è molto più alta e la quantità di informazione è enorme. Cioè, mentre prima andavamo in edicola e c'erano, non so, 10-15 giornali che potevamo prendere a disposizione, adesso andiamo su internet, costo zero, fatica zero, facciamo una ricerca su Google, non siamo consapevoli, a volte non siamo consapevoli che nel momento in cui proponiamo un'informazione già stiamo strutturando e stiamo definendo l'area del tipo di risposte che abbiamo. Esempio stupido, se cerco vaccini, danni vaccini, per come è progettato l'algoritmo di Google, mi verranno fuori tutti i documenti che portano informazioni e nominano insieme danno e vaccino, quindi ne parleranno sicuramente male. Quindi è cambiato, si è passato da un'informazione di cui uno ha bisogno all'informazione che voglio. In qualche modo questo risultato è parziale, ovviamente, cioè siamo su un dataset piccolo, non abbiamo, cioè è un'indagine, cioè un tentativo di capire come funziona un processo di indagine su fenomeni molto complessi. E ovviamente questo conferma una quantità di risultati che già sono stati fatti, c'è un filone di ricerca enorme che va avanti su questo tipo di argomenti. E diciamo che quello che sostanzialmente viene evidente è il fatto che il vero pericolo della fake news in qualche modo è soltanto l'effetto collaterale di un sistema che è cambiato. Cioè c'è una nuova modalità di fruizione dell'informazione
che innesca dei nuovi meccanismi sociali. Non so se avete mai sentito parlare degli echo chamber, delle casse di risonanza, quei gruppi polarizzati in cui troviamo le informazioni che più ci piacciono e finiamo per strutturare una collaborazione per cui la comunicazione diventa quasi propaganda, ok? E quel concetto, il concetto di attendibilità, il concetto di reputazione, il concetto di fonte, cambia, perché non è più la fonte universale pari per tutti i gruppi di riferimento, ma ogni gruppo di riferimento ha le sue fonti e i suoi criteri di attendibilità. Non è un caso che cosa ti colpisce di più della news sia l'argomento, perché è l'argomento che attira la tua attenzione. Come se fondamentalmente noi stessimo lì non paghiamo più il giornale, ma paghiamo con la nostra attenzione. Il tempo che dedichiamo a quell'informazione, il tempo che ci stiamo sopra, in qualche modo misura il nuovo meccanismo di monetizzazione a valle, quindi è cambiato proprio il business model del giornalismo. E questo ci vuole abbastanza chiaro, anche se non ce n'è consapevolezza piena. Quindi come andare avanti rispetto a sta cosa? Io proporrei un'integrazione di varie strutture dati, non soltanto i dati self-reported, questi vengono chiamati dati self-reported, che sono quelli che vengono da questionari. Sì, io faccio, cioè, più o meno lavoriamo su questo. Secondo me bisognerebbe incrociare varie strutture dati, ampliare questo questionario, ampliare il numero di persone che ci ha partecipato. Poi la cluster analysis sicuramente, e una cosa bellissima secondo me è che 1 su 4 risponde che il problema è Facebook, 1 su 4 dice che le fake stanno su Facebook. Quell'1 su 4 è più o meno sovrapponibile, cioè la mia chiave di lettura, quell'1 su 4 è il quarantenne che è rimasto su Facebook. Perché il Facebook ormai è stato abbandonato da parte degli adolescenti e abbiamo fatto vari progetti di divulgazione nelle scuole e la risposta che emerge puntualmente, chiedendo ai ragazzi qual è il profilo che secondo voi cade maggiormente nell'ambito delle fake news, e ti rispondono il quarantenne, ahimè il quarantenne che sta su Facebook che non sa utilizzare i nuovi media. Diciamo che non è esattamente così, però diciamo che in qualche modo dà una buona idea della percezione del fenomeno. In qualche modo è cambiato, Facebook non lo sappiamo utilizzare, ma quante volte vi capita buongiornissimo caffè, vi scrivono buongiornissimo caffè o vi dicono, vi date l'amicizia e vi lasciano un post abbastanza imbarazzante. Io ho mia mamma che di tanto in tanto mi commenta su Facebook e crea delle cose veramente strane. Mi diverto a prenderla in giro e quindi questo crea dei meccanismi un po' strani. Però di fatto le fake cominciano finalmente, dopo un esercizio di comunicazione molto forte, ad essere considerate come l'effetto collaterale di un cambio di sistema nell'ambiente di fruizione dell'informazione. Cioè è cambiato come accedo all'informazione, è cambiata la dinamica di innesco, le fake news sono soltanto una parte, non è un mare magnum della problematica. La problematica è il tipo di comunicazione che viene fatta, il tipo di comunicazione è come noi fruiamo l'informazione. Non so se avete visto come si parla di immigrazione, no? Recentemente si parla di immigrazione, cioè parte il coro da stadio, contro o pro. E lì quel problema lì, quella bipartizione tra un mondo e l'altro, crea la vera problematica. La polarizzazione viene chiamata proprio. Greta. Greta. Greta è un altro. Greta, per esempio, secondo noi abbiamo fatto un modello predittivo, abbiamo un modello predittivo che più o meno dice come evolvono le informazioni, no? Come i fenomeni su Facebook, tenendo conto delle dinamiche sociali. Greta nasce, spacca in due l'opinione pubblica, pro e contro, e dopo 36 ore diventa un meme, ma sono cominciati i meme su chi la prendeva in giro, perché internet diciamo, quello che ci scordiamo quando parliamo di queste cose qui è che internet, in particolare i social, non sono uno strumento di informazione, cioè ci sono diventati per caso, cioè il fatto che la maggior parte delle persone si informi attraverso Facebook è un evento, un affare episodico, non è successo volutamente. Internet nasceva come strumento per Facebook nasceva come strumento per rimorchiare i ragazzi dopo le feste. Quindi in qualche modo c'è una sovrapposizione di scopi che non coincide. Quindi io non sto lì con l'intenzione di leggere l'informazione vera o verosimile o di farmi un'opinione, sto lì per fondamentalmente concedermi il tempo e cazzeggiare. Cioè quella è un po' l'idea, sto lì sopra, passo il tempo e vedo. E quindi si è creato questo cortocircuito perché questo nuovo modo di fare ha cambiato tutto il business model del giornalismo, cioè il giornalista si è trovato, cioè dall'oggi al domani con l'avvento di Facebook si è trovato che prima competeva con gli altri giornalisti per l'attenzione dell'utente, si è trovato che compete con blogger, con gli altri utenti, con tanti, diciamo, tante star, la Ferragni, cioè tanta gente produce contenuti e questi contenuti in qualche modo diventano popolari in base alla quantità di attenzione che l'utente ci spende, che si misura in termini di like, il numero di like che riceve. Instagram da ieri non può vedere più il numero di like.
E questo ti dico pure perché, lo so, in anteprima praticamente l'hanno fatto apposta, perché è stato acquisito da Facebook e Facebook si sta cominciando un po' a risentire del fatto che Instagram stiano prendendo un po' sta cosa, e quindi hanno fatto sì che il like fosse soltanto prerogativa di Facebook. Ah, non era sociologica la cosa? No, 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 è una questione di business, ma non fa passare un pochino il numero di... Abbiamo 5 minuti. Sì, volevo aggiungere, intanto volevo immediatamente far notare che il nostro campione in realtà si lancia la palla sulle classi di età più giovani, non secondo sono io quello che più cade nel tranello delle fake news, più che dare, diciamo, una forte responsabilità ai 31enni, 40enni, eccetera. Qua prevale dai 15 ai 20 anni, ma c'è un forte giudizio di lancio, cioè secondo sono io tra le classi di età limitrofe tra i più giovani, e questo è molto interessante, perché comunque voi siete il mondo che riconoscete essere formato da persone più della vostra età, noi siamo proprio da un'altra parte, c'è un po' da fare. È così. Poi volevo aggiungere, per quanto riguarda le fake news, per quanto riguarda l'informazione attendibile, la fonte attendibile, eccetera, è vero, condivido assolutamente tutto quello che ha detto il collega. Volevo aggiungere che però ci sono degli strumenti per capire se un'informazione è utile. Io parlo quando poi l'informazione soprattutto vi serve per la vostra vita, no? Quando sulla base dell'informazione dovete fare delle scelte, quando vi muovete in condizioni di incertezza e dovete decidere che cosa fare, se volete in quelle situazioni impattare delle decisioni, fare delle decisioni che abbiano, diciamo, una base solida dal punto di vista dell'informazione sottostante, quindi se volete che la vostra vita sia autodeterminata e che voi siate cittadini consapevoli della vostra vita, dovete assolutamente richiedere che il dato, può essere anche il più buono di questo mondo, debba avere le caratteristiche della trasparenza necessaria per capire come è stato realizzato, ok? Dovete essere certi non solo della qualità del calcolo che sta dietro al dato, ma anche del processo che ha tirato fuori quel dato, e quindi del significato medesimo dell'informazione quantitativa che vi viene restituita. Senza questa informazione che noi chiamiamo di metadato, il dato può essere anche qualitativamente buono, ma comunque non si sa quanto ci possa tirare e quanto meno. Dico questo perché poi, come Istat, chiudo velocemente, noi facciamo moltissime attività nelle scuole che hanno ad oggetto queste tematiche, e nel mare magno di informazioni nelle quali vi potete imbattere, un dato che sicuramente è competitivo dal punto di vista della qualità è il dato dell'Istat. Domande, perché se ci sono domande, secondo me sarebbe la cosa ideale. Perfetto, anche una domanda al giovane. E dopo questo, come è il progetto? Allora, mi pare che tutti e due hanno dato la stessa risposta. Sicuramente il database va integrato, cioè mancano delle cose, e va elaborato in modo un po' più complesso di quello che è stato fatto finora. E l'elaborazione complessa vorremmo che la faceste voi, ma non perché vogliamo scaricare peso per fare l'analisi, ma perché il progetto di Citizen Science prevede che voi non vi fermiate soltanto alla raccolta dei dati, ma come ha detto la vostra collega prima, dovete anche un pochino procedere in quello che segue. Qui sono state esposte una serie di ipotesi già dalle quali partire, avete anche un insieme di un metodo da seguire in qualche modo che potete utilizzare per vedere questi dati, e quindi secondo me noi adesso vi metteremo a disposizione, anzi vi chiederemo di integrare bene tutto il database, quindi lavorerete di grosso e cercare di capirci qualcosa. Cioè il corso comincia così e dura 60 ore, no? E quindi fondamentalmente si passa pezzetto per pezzetto, tassello per tassello, tecnica per tecnica, a cercare di costruire dei grafici, capire come riusciamo a validare delle ipotesi o meno. Insomma, è un lavoro molto divertente, però diciamo bisogna scendere a un livello di dettaglio che non è quello, diciamo, che stiamo facendo qui. Bisogna proprio aprire il codice, scrivere il codice, prendere il codice che legge il dato, leggere quel dato, ordinarlo secondo dei criteri, elaborarlo e poi eventualmente riuscire a farci un grafico. Ok, c'è tutto questo passaggio. Il textbook, come diceva, di cui si parla, praticamente è una specie di ricetta, un ricettario, dove c'è il codice scritto, il sito e fa uscire fuori quello che abbiamo fatto. Se abbiamo installato bene il software, prendiamo dataset, facciamo copia e incolla di quel sito di software, in teoria c'è scelto. Teoria, anche se ci ha messo bene, perché l'informatica è tutto tramite deterministica,
serve, ci vuole quello che uno vorrebbe, e tira fuori il grafico che vorremmo vedere, con tanto di interpretazione sotto, perché in teoria c'è un tentativo di far comprendere questa necessità. Ripeto, la data science è un corso di laurea specialistica all'università, non è una, cioè non è una materia che facciamo in sede, diciamo, in esame, ok? Prevede tutta una serie di competenze, però l'idea qui è proprio partire dal dato, indagare dal punto di vista sociale quali sono le caratteristiche e poi eventualmente elaborare delle strumentazioni, come ho fatto la laurea. Noi facciamo, diciamo, tipo di analisi che abbiamo proposto, è molto più semplice di questo, di questa lavorazione iniziale, cose, se non abbiamo fatto neanche la proporzionalità, che concentrati, ci siamo concentrati sulla parte dei ragazzi, quindi rischiamo che scalando perdevamo un po' la dimensione del processo. Se lavori sulle stesse classi di età vuol dire puoi anche non riproporzionare, è chiaro, cioè se il gruppo lo definisci su attenzione. Infatti quello lì è la lavori senza. Per quello l'abbiamo fatto più semplice, no? Abbiamo fatto un po' più semplice. E fondamentalmente ritrovate insieme al cioè, materiale del progetto, ritrovate questi codici da poter incollare per ottenere alcuni grafici di indagine. La speranza è che sia il numero di persone che hanno partecipato sia migliorare in questi anni. Già magari altre altre cose, speriamo che ci sia possibilità di ottenere l'indagine. Quindi aspettate che vi coinvolgeremo ancora. Esatto, mi piacerebbe anche in qualche maniera essere partecipe nella fase di realizzazione del questionario, vedermi proprio lì come si costruisce un questionario. Prima ancora di formulare una domanda che invece è tutta loro, ma come si costruisce un questionario ha a che vedere con lo strumento, e lo strumento più è preciso più raccoglie informazioni buone da essere processate. Va bene?